Ringrazio il professore nuovamente e lo invito a sedersi davanti al computer in modo che così poi fa girare tutte le slide del caso e lascio a lui la parola. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio gli amici dell'UNUCI, ringrazio anche gli amici dell'Associazione Nazionale Bersaglieri con cui da tempo ci sentiamo. Questa è la mia prima conferenza in Lombardia, mentre in Sicilia sono abbastanza conosciuto per questi anni di ricerca. La mia passione parte da piccolo e poi si sviluppa anche all'università. Mi laureo con una tesi sull'8 settembre, la strage di Cefalonia. Essendo ormai io datato, mi sono laureato nel 2005 e quindi erano ancora in vita parecchi dei reduci di Cefalonia e quindi ho avuto anche il piacere di conoscere prima persona le testimonianze di quella vicenda. Poi mi dedico al porto di Porto Empedocle nel 2008 con la rivista Storia Militare, diretta allora dal direttore Erminio Bagnasco, che voglio ricordare qualche tempo fa è deceduto, e pubblichiamo Porto Empedocle 1940-1943. Più che altro ci occupiamo delle difese e della caduta di quella città. Successivamente, invece, nel 2013, sempre la stessa rivista Storia Militare, pubblica la battaglia di Agrigento per il 70° anniversario dello sbarco. Nel 2017 pubblico I Corsari del Terzo Reich e I Segreti di Aschi, che invece è la storia, il primo libro che parla della terza flottiglia motosiguranti tedesca, che era basata proprio a Porto Empedocle. Inoltre mi occupo del sabotaggio del porto, diciamo dei cannoni, delle difese del porto che avvenne tra il 12 e il 16 luglio del 43, e infine mi rioccupo, diciamo, della battaglia quasi dimenticata che si svolse dal 12 luglio al 16 luglio dello stesso mese, dal fiume Naro alla città di Agrigento e Porto Empedocle. Però nella realtà diciamo che questa battaglia può essere identificata con lo sbarco a Licata della terza divisione di fanteria. Una battaglia interessante perché fu combattuta quasi completamente da truppe italiane, senza contributo tedesco. Questo quantomeno ad Agrigento. Vi erano solo una batteria della Kriegsmarine, una batteria di fortezza, di marinai di fortezza, che aveva questa batteria contraerea a Porto Empedocle, e poi degli uomini della FLAC con delle mitragliatrici contraeree. Il resto erano uomini del Regio Esercito, uomini della Regia Marina, in particolare armavano due treni armati, uno antiaereo e uno antinave. E a proposito, questo mese che arriva, giugno, su Storia Militare ci sarà il mio articolo, mio e di Peppe Todaro, sui treni armati di Porto Empedocle, dove ci sono anche dei documenti documenti proprio l'ordine firmato dal comandante del FAM fronte a mare al comandante del treno armato di sparare appena le navi fossero state in vista. Questo è un argomento molto, veramente, leggere quel documento scritto a mano e dato via staffetta è stata una cosa per me molto emozionante, perché proprio tu, leggendo quella carta, percepivi l'emozione di quel comandante che diceva aprite il fuoco. Quello sarà un documento bello che sarà pubblicato integralmente su Storia Militare del mese di giugno. Torniamo a noi. La battaglia di Agrigento quindi avviene il 10 luglio, con una particolarità. Nessuno o quasi nessuno ha detto che l'attacco della Marina americana e della Marina alleata non avviene solo tra Siracusa e Licata, ma avviene con un'operazione importante a Porto Empedocle, perché quella base ha nel suo porto una decina di motosiluranti tedesche, micidiali, che se avessero attaccato la flotta alleata avrebbero potuto fare serissimi danni, anche perché ognuna di quelle motosiluranti ha quattro siluri. La fortuna e la sfortuna, come tutti sappiamo, che quella notte, tra il 9 e il 10 luglio del 43, c'è tempo pessimo, e con quel tempo pessimo le motosiluranti hanno grosse difficoltà ad attaccare.
Loro escono per attaccare la flotta. In realtà c'è un'operazione di intercettazione di queste imbarcazioni da parte delle motosiluranti americane. Succede un fatto clamoroso. Mentre le motosiluranti americane tentano di intercettare quelle tedesche, vengono scoperte da due cacciatorpediniere che da Licata con il radar hanno visto le motosiluranti avvicinarsi alla flotta americana e quindi le inseguono. Insomma, in quel buio, pesto, si rischia che i cacciatorpedinieri americani sparassero sulle motosiluranti americane. Quindi fuoco amico. Un'altra cosa, perché viene attaccata Licata e non viene attaccata Porto Empedocle? Porto Empedocle è più vicina alla strada per Palermo. Alla fin dei conti, qual è stata la motivazione? Ce lo dice l'ammiraglio Morrison. Due sono le motivazioni. La prima, perché i signori tedeschi hanno steso un campo minato al largo di Porto Empedocle. La seconda, perché ci sono le motosiluranti tedesche. Quindi queste due sono state le motivazioni per cui lo sbarco è avvenuto a Licata e non è avvenuto a Porto Empedocle. E questo sui libri, di solito, non si era trovato. E lì però c'è un'altra cosa interessante. Chi ha detto agli americani che c'era un campo di mine al largo di Porto Empedocle? E l'ammiraglio Morrison ce lo dice. I nostri servizi segreti. Ora, se questa storia si sia saputa tramite qualche spione interno a Porto Empedocle, oppure tramite Ultra ed Enigma, perché tutto il traffico che si svolgeva fra tedeschi si veniva a conoscere tramite la decriptazione. C'è un bravissimo storico non accademico che si chiama Salvo Fagone, di Floridia, se non mi sbaglio, comunque non vorrei sbagliarmi, però comunque è siciliano e lo conosco bene, che ha scritto diversi libri proprio sui campi, diciamo, le ricognizioni e i bombardamenti alleati, traducendo tutta la documentazione americana. L'ultimo è uscito qualche settimana fa. E lì si scopre che gli americani sapevano tutto quello che avveniva. Le ricognizioni servivano solo a confermare quello che c'era sui campi d'aviazione italo-tedeschi, perché loro i numeri ce li avevano tutti. Una delle bufale che per anni è stata raccontata era quella dell'aeroporto fantasma di Sciacca. Fantasma perché non lo conoscevano. Invece Salvo Fagone ci racconta che gli americani sapevano benissimo dove si trovava, perché tutto il traffico tedesco era conosciuto. Quindi non è detto che quando ci sono dei brogli siano sempre da cercare stile nave a poltrone nello spione italiano, ma poteva anche darsi che siano invece da addebitare alla traduzione dei cifrari tedeschi, punto primo. Punto secondo, noi non dimentichiamo che in quel periodo storico c'era un ammiraglio tedesco che si chiamava Canaris, che era assolutamente ostile ad Adolf Hitler. Tant'è che quando ci fu l'operazione Valchiria, fu scoperto poi e giustiziato. Mi pare che fu impiccato, ma non vorrei sbagliare. Quindi innanzitutto lo sbarco alleato inizia con questo evento. E, non so se avevo detto, i due cacciatorpediniere, mentre inseguono i tedeschi, scoprono che c'è una mina. Quindi deviano immediatamente, virano immediatamente, collisione tra le due navi. Solo che nei libri che finora erano stati pubblicati, questo episodio viene dato come al largo di Licata. Assolutamente falso, perché i due cacciatorpediniere avevano inseguito Lesner Butte fino a Porto Empedocle, la collisione è avvenuta al largo tra Porto Empedocle e Agrigento. Ma Porto Empedocle è il porto, Agrigento è la collina che è un po' più a est di Porto Empedocle. Quindi questo è l'inizio dello sbarco. Nella parte americana, di cui io mi occuperò, che sennò sarebbe un po' eccessiva, ci sono tre zone di sbarco. La 45esima sbarca a Scoglitti e Marina di Ragusa. La prima divisione sbarca a Gela, la terza divisione sbarca nella zona di Licata. Lì però bisogna essere chiari sul discorso. Una divisione americana non conta due reggimenti di fanteria, ma tre reggimenti di fanteria e trinario. Quindi già, non solo, ma le tre divisioni di fanteria
hanno un reggimento ciascuno di carri armati della seconda divisione corazzata. Quindi quando noi parliamo una divisione americana contro una divisione italiana, stiamo parlando di due reggimenti di fanteria contro tre reggimenti, in più c'è un reggimento di carri armati che i nostri purtroppo si sognano, soprattutto nella battaglia di Agrigento. L'unico reparto corazzato che c'è sono i 24 semoventi del decimo raggruppamento del colonnello Ugo Bedogni. Questo è l'unico reparto e sono semoventi ottimo, perché finalmente l'industria italiana aveva creato un'arma anticarro a decente, che erano i semoventi da 90-53 Ansaldo. Come vedremo, faranno il loro buon lavoro, ma sono pochi, sono solo 24. Gli americani sbarcano, il settimo reggimento sbarca nella parte più occidentale, cioè a Torre di Gaffe, vicino Palma, tra Licata e Palma di Montechiaro, sarebbe praticamente qua, dove ho messo, si vede la mano, sì. Il settimo reggimento è qui. Poi il quindicesimo sbarca su Licata, il trentesimo, che è quello che troverà meno ostacoli, sbarca nella zona est, quindi a Falconara. Falconara però non è difesa dalla 207esima divisione costiera, è difesa dai reparti già della 18esima brigata costiera di Gela. In realtà sono tutte truppe divisioni costiere. Lì, quando andava bene, avevano il moschetto, una Breda 30, delle calzature non sempre eccellenti e un raggio di quello che certamente non entusiasmava, e vi racconterò più in là un episodio che la racconta. Ma quali erano le forze che difendevano Agrigento? Era la 207esima divisione costiera del generale Schreiber, nome che sa di tedesco, ma era torinese, ed era stato il comandante della fanteria della divisione Torino fino a dicembre del 1942. Quindi era un uomo che si era sembrato in almeno un anno di guerra, era arrivato nel 41, aveva fatto circa 13-14 mesi di fronte russo, di battaglia alle spalle ne aveva parecchie, era esperto anche in battaglia contro i carri russi, perché ci ricordiamo che il signor Stalin si era dedicato a un carro che era il T-34, che rispetto ai nostri, diciamo che non erano una bella competizione. Quindi lui era un mastino di guerra, l'ho chiamato io nel mio libro. Questo generale organizza bene i suoi reparti, ha due reggimenti di fanteria, il 138esimo e il 139esimo, su Licata c'è il 139esimo, e di mobile fondamentalmente non avrebbe nulla se non il 177esimo reggimento bersaglieri mobilitati, che saranno i reparti che potrà mandare immediatamente al combattimento. A questo reparto poi ci sono i 24 semoventi, che però il comando d'armata non dà, la sesta armata del generale Guzzoni non dà immediatamente a disposizione, dà solamente un gruppo, che poi un gruppo sarebbe una compagnia, no, sarebbe un battaglione, ma stiamo parlando di 8 semoventi. Per la cronaca, possiamo, prima di parlare dello scontro militare, vorrei fare un accenno. E volevo andare all'altro file, quello dove ci sono le foto di Agrigento. Perché Agrigento ha la Valle dei Templi. Anche allora esisteva da 2500 anni. E il problema è stato sempre quello di difendere, anche proteggere il nostro patrimonio storico. Sì. Perfetto. Andiamo su questa foto bellissima. Morale della favola. La prima battaglia fu non tra italiani e alleati, ma fra Ministero dell'Educazione Nazionale e Ministero della Guerra, perché il soprintendente alle antichità, che era Pietro Griffo, manda una diffida al comando della 207esima divisione costiera. Perché? Perché il ruolo strategico della Collina dei Templi è sempre stato di natura difensiva. Infatti, lungo la Collina dei Templi passavano le mura greche, perché tra la spiaggia e Agrigento c'è questa collina sottostante. E l'esercito italiano, prendendo spunto dai greci e poi dai romani,
fortificò quella zona. E però la soprintendenza non era molto d'accordo. Si arrivò quindi a una serie di lettere e di reclami in cui alla fine il generale Roatta, che era prima di Guzzoni il comandante della Sesta Armata, disse: ma senta, ma lei queste diffide che ci manda a noi per la tutela del patrimonio mondiale archeologico non potrebbe girarle gentilmente all'aviazione anglo-americana? E quindi questa fu già la situazione. Sembrava che si fossero calmati, in realtà alcune fortificazioni furono spostate. In particolar modo si voleva costruire una caserma a fianco al Tempio della Concordia. Una parte di queste fortificazioni fu sospesa, perché un'altra parte fu realizzata e ancora oggi sono esistenti. A Porta Aurea c'è un complesso di due piazzole di artiglieria e due bunker che presidiano la strada che passa proprio da lì, taglia la collina. A Porta Seconda che è un nome greco perché c'era la seconda porta di Acragas, c'è un bellissimo bunker scavato nella roccia, e alla Rupe Atenea, che è la cima, c'è il comando di divisione tattico della 207ª divisione costiero, che è interamente scavato nella montagna e che fu veramente il teatro, il cuore della difesa italiana. Ancora ora c'è un cratere enorme, di un'enorme bomba, che probabilmente gli alleati hanno provato a far esplodere il comando, ma non ci sono riusciti. Quindi questa immagine che vedete è il Tempio della Concordia, e queste sono dei muretti che si sono stati realizzati con della terra, della sabbia, per proteggere da eventuali schegge, ma non erano un granché, e poi furono anche migliorati. Torniamo alla battaglia, quella anche maggiore, con un attimo di sarcasmo, mi si permetta, perché ho trovato il figlio del maggiore Masotti, che comandava il genio divisionale. Era appena arrivato suo padre a sostituire un altro ufficiale, e dice: i primi che si presentarono al comando di divisione furono i titolari delle ditte di calcestruzzo, o comunque gli impresari che avevano realizzato i bunker e che aspettavano dal comando di divisione di essere pagati. Dice: scusate, guerra o non guerra? Qua se arrivano gli americani e voi perdete, a noi chi ci paga? Quindi il 10 luglio si presentarono, la scena fu incredibile, perché ci fu questo fatto. Allora, dopo aver parlato anche un po' per sdrammatizzare l'argomento della battaglia, entriamo nel contesto e parliamo del reggimento, del 177° reggimento bersaglieri. Questo era composto dal 177° reggimento, composto dai battaglioni 525, 526 e 527. L'offensiva italiana viene a muoversi su tre direzioni. Di fronte Licata, rimettiamo la cartina, se riusciamo. Lì mi serve un'altra cartina, quella la terza che c'era. Perfetto, questa. Ingrandiamo un po' su Agrigento. Perfetto. Mi dai il mouse, per favore? Anche lì, poi lui. Qui c'è Campobello, dove c'è terzo reggimento. Sì. E qui muove il 526° battaglione del maggiore Maritati. Nel giorno 11 si organizza la controffensiva. Gli americani sono, ovviamente, non li possono fermare il 10. Riescono ad arrivare a Palma di Montechiaro il 10 e distruggono un primo battaglione di bersaglieri, non interamente, ma una buona parte del battaglione, ed è il 525° battaglione. Era partito dal Raffadale. Il 10 pomeriggio, sera, arriva il comando del 177° reggimento con in persona il suo comandante, che è il colonnello Venturi. Soltanto nella notte arriva il 526° del maggiore Maritati, quindi è il compagnia comando, e con 8 semoventi partiti dal centro della Sicilia. Lo scontro inizia l'11 luglio, è uno scontro fortissimo, violentissimo. Io vorrei leggere
ho preso perché a raccontarlo così preferisco proprio leggerlo. Questo, quell'11 luglio 1943, secondo i piani italiani, da nord nelle vicinanze di Campobello di Licata, il colonnello Venturi avrebbe attaccato con la compagnia comando del 177° reggimento, insieme al 526° battaglione bersaglieri del maggiore Maritati, e con 8 mezzi del 161° gruppo artiglieria semovente, affiancati dalla prima compagnia motomitraglieri. Su Palma di Montechiaro sarebbe dovuto intervenire il 527° battaglione bersaglieri, rafforzato dalla seconda batteria da 105-28 del 22° gruppo artiglieria. Il 10° reggimento bersaglieri in quell'offensiva avrebbe visto il solo intervento del suo 35° battaglione, agli ordini del maggiore Guido Moccia. Perché quando hanno visto che le cose si sono messe male, dal comando di corpo d'armata hanno autorizzato a muovere i reparti da Chiusa Sclafani anche del 10° reggimento bersaglieri. La battaglia di Agrigento avviene con 2 reggimenti di bersaglieri, il 177° che già si trovava ad Agrigento e il 10° reggimento che non era di mobilità di territoriale, ma che era in ricostituzione perché era stato 2 volte distrutto in Africa, prima in Libia e poi in Tunisia, e quindi muovono questi reparti. Quel gruppo italiano fece intervenire puntualmente i semoventi Ansaldo del 161° gruppo, con i suoi 8 mezzi agli ordini del maggiore Carlo Bosco. All'attacco andarono anche le 3 compagnie del 526° battaglione, che dopo un combattimento abbastanza aspro riuscirono alle 7.45 a raggiungere le 4 quote assegnate, mettendo in fuga i forti nuclei nemici che già le presidiavano. Tutto questo era stato reso possibile anche grazie al fuoco di copertura dei semoventi, che nell'occasione diedero prova di grande efficienza. Infatti abbiamo fotografie di Sherman distrutti dal tiro dei semoventi. Sì, dei 95. La battaglia era però tutt'altra che finita. Contro i bersaglieri erano schierati gli uomini del 15° gruppo tattico reggimentale. Perché gruppo tattico e non reggimento? Perché era un reggimento rafforzato dai mezzi corazzati della seconda divisione, contando di reparti corazzati di supporto e con ben 2 battaglioni di artiglieria campale. Sulle posizioni italiane sul 161° gruppo caddero innumerevoli colpi di obici, cannoni e mortai, mentre le armi automatiche dei bersaglieri consumarono ben presto le proprie munizioni, senza che altri rifornimenti di esse potessero raggiungere la prima linea, perché la postazione dove erano depositate sotto un albero era stata colpita in pieno dal nemico, aerei nemici. Elementi corazzati americani tentavano di avanzare dalla strada statale 123 nei pressi del molino di Favarotta, contrastate dai cannoni del maggiore Bosco. Intorno alle 8.30 il nemico provava ad effettuare da est una manovra di aggiramento con il primo battaglione del 15° reggimento fanteria del colonnello Johnson, prontamente contrastato dalla sesta compagnia che andò a proteggere il fianco della settima. Con il passare delle ore 2 semoventi erano stati colpiti, mentre le perdite tra i bersaglieri si erano fatte pesanti. A riprova di ciò, su 9 delle mitragliatrici Breda 37, ben 5 erano state colpite dai mortai nemici, mentre dei 18 fucili mitragliatori la metà erano stati messi fuori combattimento dal nemico e l'altra metà era rimasta senza munizioni. Nella situazione ormai creatasi intorno alle 11, con i colpi in esaurimento persino per i moschetti, il tenente Burchi, mandato precedentemente al comando di reggimento per informare sui fatti in corso in prima linea, ritornò a sua volta con notizie tutt'altro che liete. Il generale Francisci, che avrebbe dovuto prendere il comando di tutte le truppe nell'area, era infatti rimasto ucciso da un attacco aereo. Lo stesso colonnello Venturi era stato ferito, ma dopo alcune medicazioni aveva ripreso il suo posto. L'aviazione e l'artiglieria nemica non avevano scherzato neppure su di loro e per tale ragione erano stati costretti a ripiegare. Per il 526° battaglione non vi era più possibilità di resistere su quelle posizioni occupate nella prima mattinata. Fu quindi ordinato al maggiore Maritati il ripiegamento su Campobello di Licata, in modo da evitare l'accerchiamento e la cattura di quello che restava del suo reparto. Il momento era oggettivamente molto pesante. Andò a prendere il posto del generale Francisci il generale Schreiber. Quindi è al comando della divisione costiera fu mandato il generale De Laurentiis, che era il comandante della fanteria della divisione Asienta. In realtà cambiò poco, perché il vero potere nella divisione lo prese un giovane maggiore, che sarebbe diventato generale dell'esercito italiano, che era il maggiore Buttiglione, probabilmente zio
del bottiglione politico che poi abbiamo conosciuto qualche decennio fa. Questo maggiore si dimostra, Giuseppe Buttiglione si dimostra molto energico, capace. Mentre Schreiber prenderà il comando di un reparto italo-tedesco a Canicattì. Quindi i reparti poi da Campobello arretrano fino a Canicattì e arriva il gruppo Fourier con due battaglioni tedeschi e 15 carri armati tedeschi. A questo arriva pure un battaglione della divisione Aosta e un battaglione della divisione Asietta. Questo sarà il gruppo Schreiber. Noi però non seguiremo i combattimenti di questo gruppo perché poi si ritirerà su Caltanissetta e non si arrenderà mai. Passerà dello stretto da Messina, il maggiore Masotti lo raggiungerà quando riuscirà a fuggire da Agrigento. Noi seguiamo invece la battaglia per la conquista della città di Agrigento e Porto Empedocle. La pagina che ho letto fa perfettamente intendere, almeno spero che lo facci, il coraggio dei nostri bersaglieri, il coraggio dell'esercito italiano. Affrontano di petto a petto, voglio fare un esempio, sembrano cani che assaltano un orso. Tu orso hai messo piede nella mia fattoria, io so che la devo difendere, non me ne frega niente, io combatto e muoio. Ma tu da qui come vivo non passi. Questa pagina, che sembra già del maggiore Maritati, attacchi aerei, carri armati americani che saltano in aria, diventa poi persino, diciamo, non lieve, ma normale all'episodio che avviene qualche giorno dopo, dove il 35esimo battaglione guidato dal maggiore Moccia, Guido Moccia, medaglia d'oro al valor militare, rimasto vivo, perché Buttiglione fa un errore quando torna dalla prigionia, fa una relazione dove dice che era morto. Invece lui era rimasto ferito 3 volte, un braccio amputato, ma è sopravvissuto. Lì si trova tra, quindi per difendere anche il 527esimo battaglione, va sopra le alture di Palma di Montechiaro. Lì Sabatini, ho parlato con suo figlio, c'è una polemica aperta. Secondo Buttiglione lui aveva ordine di presidiare le alture, di non riconquistare Palma di Montechiaro, mentre il figlio dell'ufficiale dice che suo padre aveva avuto l'ordine di riprendere la città e che poi aveva comunicato la presa della città al colonnello Venturi, il quale si era anche complimentato. Quindi questo, ma ci interessa poco. Quello che ci interessa è che anche lì c'è uno scontro violentissimo. I bersaglieri del 527esimo riconquistano Palma di Montechiaro, strada per strada, collina per collina, due carabinieri intervengono e uno di loro rimane ucciso perché avevano visto un bersagliere colpito in pieno e allora i carabinieri hanno preso il fucile e hanno detto anche noi difendiamo la patria. Hanno ucciso uno o due soldati americani, però poi uno di loro è stato ucciso e l'altro ferito da una bomba a mano. Abbiamo già perso due battaglioni, il 525esimo e il 527esimo. Mentre il 526esimo di Maritati si è ritirato e ha raggiunto il gruppo Schreiber. A questo punto vediamo la mappa. Andiamo anche questa. Se possiamo avere anche un'altra mappa, tanto per movimentare un po', andrebbe bene anche questa, ma preferisco vederne un'altra. Queste sono quelle dello sbarco. Questa è una mappa del libro del generale Faldella, uno dei primi libri sullo sbarco alleato in Sicilia, mi pare negli anni 50, di quello che fu uno dei protagonisti. Voi vedete la terza divisione di fanteria messa davanti a Agrigento e Porto Empedocle, la 45esima che raggiunge Canicattì, quindi non è più il gruppo Schreiber ad affrontare la terza divisione, ma è la 45esima che è partita da Scoglitti ha raggiunto la zona di Canicattì. Quali sono i reparti che restano? C'è il 35esimo battaglione, che presidia tra Naro e Castrofilippo. Naro sarebbe praticamente qua, in questa zona dove ho messo la mano. Poi abbiamo due battaglioni arrivati dal decimo, e sono il 73esimo che si va a posizionare sul fiume Naro. Il fiume Naro sarebbe questo. Attenzione che in Sicilia in estate parlare di fiumi è una parolaccia. Parlare di fiumi in Sicilia
anche perché quella era un'estate molto torrida. Io spero che la Lombardia non diventi come la Sicilia, continuando con la siccità, ma in realtà stiamo parlando di corsi d'acqua abbastanza superabili dai mezzi corazzati. Comunque la strada aveva un ponte e quel ponte fu distrutto dai ingegneri italiani. Il 74esimo battaglione invece non manda tutte le sue compagnie di rinforzo all'altro battaglione sul Fumenaro, ma ne manda nei posti strategici, li divide in compagnie, le manda nei posti strategici. L'armamento è un cannone da 37 anticarro e qualche mitragliatrice Breda antiaerea da 20. E lì arriva un ufficiale di Treviglio che io ho avuto il piacere nel 2008 di intervistare e si chiamava Alfredo Ferri. Alfredo Ferri era appartenente, non ho potuto capire a dirvi la verità se appartenesse al 74esimo o al 73esimo, comunque so perfettamente dove si trovava sul Fiumenaro. È armato di un mezzo anticarro da un 37 mm e arriva un bel mezzo blindato americano davanti, loro sparano, lo colpiscono in pieno, prendono prigionieri gli uomini che lo occupavano al comando di divisione Festa Grossa, ma i prigionieri glieli hanno mandati, ma non hanno mandato al comando di divisione quello che hanno trovato dentro, perché lì trovano sigarette, cioccolata americana, un supermercato che per l'esercito italiano era impensabile. Infatti dice, l'umore di quella nostra compagnia, di quel nostro plotone arrivò a livelli altissimi, perché insomma trovare tutto questo ben di Dio, le sigarette americane. C'è Andrea Camilleri, che io ho conosciuto e che mi ha fatto il ricordo, perché lui era a Portembello e suo padre diventò, con l'arrivo degli americani, il responsabile del porto. E quindi Camilleri quella storia di bombardamenti li ha vissuti tutti in prima persona. E mi raccontava che le nazionali, le sigarette, se o ti ammazzavano le sigarette o ti ammazzava il piombo nemico, ma in un modo o nell'altro. Invece, anche questo per farci capire la logistica americana e alleata come funzionava. Cioè, quando i nostri andavano in uno di quelli carri armati, blindati, trovavano il ben di Dio assoluto. E pensate che però, se i nostri soldati mangiavano patate, la popolazione civile mangiava le bucce di patate dei nostri soldati. Avevo mio nonno che era ragazzino e mi ha detto, mio padre era nella Wehrmacht, ma noi mangiavamo le bucce di patate dei soldati quando andava bene. La fame in Sicilia in quel giugno-luglio 43 arrivò a livelli inimmaginabili. Si dice che in alcuni casi si fossero mangiati persino i gatti. Cosa poco allegra. In guerra. No, ma una fame così non si era mai vista in Sicilia. Questo ci fa capire dopo, quando faremo una piccola parentesi su quello che è successo e perché gli americani furono accolti da liberatori. Il 12 luglio, a proposito che me lo stavo dimenticando, Agrigento riceve un terrificante bombardamento aereo. A bombardare nella prima mattinata sono i B-26 e poi arrivano i P-38. L'idea americana però non era di colpire la popolazione civile probabilmente, ma volevano colpire la caserma Crispi, che era a deposito del Napoli, ma la Napoli era in quel momento nella zona di Siracusa, e però ci sono gli altri reparti, quindi era una caserma dell'esercito, ci saranno stati armi, reparti acquarterati, e poi salire per colpire la stazione ferroviaria e i binari dove sarebbero arrivate le forze. In realtà però a linea d'aria colpiscono qualche centinaio di metri più a nord e colpiscono in pieno Viale della Vittoria, via Pirandello e poi la Dolorata. Risultato che colpiscono in pieno i rifugi antiaerei. Una bomba di questa colpisce. Lì chi aveva fatto lui, gli uomini dell'UMPA, avevano combinato un bel guaio, perché avevano messo all'ingresso i sacchetti di sabbia. Quando gli ingressi sono stati colpiti in pieno, scoppiando le bombe, hanno fatto scoppiare i sacchetti di sabbia e gli ingressi sono stati completamente otturati. Quando nel 2013 io ho pubblicato la battaglia di Agrigento,
mi sono sentito telefonare. Mi scusi, sono Mario Quagliano, sopravvissuto al bombardamento del... Sono abito a Roma, ma in quel 12 luglio io abitavo ad Agrigento con i miei genitori e i miei fratelli, e lì poi sono andato a intervistarlo a Roma. È stata una di quelle... Io due volte lui ha intervistato e non potrò mai dimenticare. A un sopravvissuto, si chiamava Fiorita, della divisione Acqui, e un altro episodio, ma usciremo fuori tema, è questo signore che in quel bombardamento ha perso il padre e il fratello che erano all'ingresso, che stavano entrando all'ingresso, e la madre che era dentro con lui e morì asfissiata, insieme a tutte le persone che erano lì dentro. Lui è sopravvissuto perché cadde vicino a una pozza d'acqua e quando finalmente i soccorsi riuscirono ad entrare, trovarono questo ragazzino di 10 anni, 11 anni, vicino a quella pozza d'acqua che era riuscito a respirare un po' di più, svenuto, ma lo trovarono vivo. Quindi in quella famiglia morirono il padre, la madre e un figlio. Ovviamente, e uno ne uscì per miracolo. Quella persona comunque era riuscita a riprendersi. Mario, che forse è ancora vivo, ma è a Roma, questo non ve lo so dire, perché non lo sento da alcuni anni, ma non sono in condizione di dirlo. Complessivamente, in quel bombardamento, ad Agrigento morirono 200 persone, tutte civili, quasi tutte civili. Quindi non solo Porto Empedocle, invece, non ha avuto un bombardamento così pesante e distruttivo, perché la gente, dopo quello che era avvenuto nel settembre del 42, dove erano morte 20 persone in una palazzina, era sfollata quasi tutta la popolazione, ma Agrigento non aveva basi militari così importanti ed era stata dichiarata città aperta, quindi non si aspettavano un bombardamento di questo tipo. Quindi mentre a Porto Empedocle erano andati tutte nelle campagne tranne qualcuno, Agrigento era ancora abitata in buona parte. La popolazione fu colpita in pieno e questo fa capire ancora una volta perché era ormai morta, affamata, bombardata, con morti in mezzo alle strade. La situazione è assolutamente fuori portata. Andiamo avanti. E andiamo all'ultima parte della battaglia di Agrigento. Patton non aveva l'ordine di attaccare Agrigento e prendere Palermo, ma aveva l'ordine di proteggere il fianco da una possibile controffensiva italo-tedesca per lasciare a Montgomery agli inglesi, appoggiati dalla prima divisione canadese, perché i canadesi ogni anno vengono in Sicilia a ricordare i loro 500 morti, avuti quasi tutti nella battaglia di Agira, dove ci furono scontri furibondi, e mentre alla fine ci fu la rivalità fra inglesi e americani, fra Montgomery e Patton. E Patton nella notte non ci dorme, perché vuole prendere Palermo. Per un motivo semplicissimo, Gloria. Ma l'obiettivo strategico non è prendere Palermo, è prendere Messina, in modo di mettere in una sacca gli italo-tedeschi e poi non se li ritrovare sulla linea Gustav, come puntualmente a Calle e a Cassino ne hanno avute. Volevo solo capire un attimo quali erano i percorsi strategici delle due ipotesi, perché poi in effetti c'erano due alternative, no? Per andare più a nord. Che poi gli inglesi passano da Canicattì. No, gli inglesi passano da Catania. Da Catania. Adesso ci arriviamo. Ha fatto bene, perché sennò io questa non l'avrei detto. Gli inglesi sono belli e felici. Prendono Siracusa Augusta praticamente senza combattere. Omaggio. Lì poi alla fine della conferenza avrò qualche cosa da raccontarvi anche sulla battaglia di Agrigento. Ma a Catania, sul fronte di primo sole, arrivano i paracadutisti tedeschi inviati d'urgenza da Hitler. E arrivano anche gli arditi italiani. E arriva anche il generale Passalacqua di Catania, che è un osso duro. Reparti costieri, tutto quello che hanno lo mettono in prima linea. Una battaglia furibonda e l'ottava armata di Montgomery viene fermata. Montgomery a questo punto dice: non vi preoccupare che vi frego io. E attacca da ovest, dall'Etna, e quindi piglia da Enna, dalla provincia di Enna, e lì ad Agira trovano gli uomini della divisione Sicilian, ma trovano anche l'unico battaglione sopravvissuto della battaglia di Gela,
la battaglia di Genova meriterebbe una conferenza a sé, perché è qualcosa di lì veramente. Le due grandi operazioni in Sicilia sono state la battaglia di Genova e la battaglia di Agrigento. La battaglia di Agrigento fu combattuta da due reggimenti fondamentalmente di bersaglieri. La battaglia di Gela fu combattuta dalla divisione Livorno, che era la divisione più forte di quella italiana, perché era destinata all'invasione di Malta e all'operazione C3. Quindi si esercitava da almeno 2 anni. Le forze più addestrate erano state la Folgore, anch'essa per occupare Malta, e la divisione Livorno. Le altre 3 divisioni di manovra italiane erano la Aosta e la Sietta, nella zona occidentale della Sicilia, e la divisione Napoli, che proteggeva la zona di Siracusa. Di fatto la divisione Napoli in pochi giorni non ha potuto reggere contro tutte le forze inglesi. Da sola ha dovuto fronteggiare praticamente l'intero ottava armata. La divisione Asietta e la divisione Aosta invece si trovavano più a ovest, nella zona del Trapanese. Lì il discorso è più lungo, perché dopo la battaglia di Agrigento l'esercito italiano inizia a sfaldarsi. La divisione Aosta è composta in gran parte da siciliani e le divisioni costiere anch'esse. Quando si capisce che c'è solo da farsi ammazzare, perché quella valanga di corazzati non si possono fermare, ma non è che avessero attaccato solo i corazzati, fosse stato sicuramente qualcosa di positivo per l'esercito italiano, ma il problema è che attacca tutta la flotta americana al gran completo. E nella battaglia di Agrigento, dal 12 luglio, Portempedocle e Agrigento vengono a trovarsi con un diluvio di fuoco dagli incrociatori Brooklyn, Birmingham e Philadelphia e dai loro cacciatorpediniere. Un incrociatore come il Philadelphia aveva 12 cannoni da 155 mm. Non vorrei sbagliarmi di qualche millimetro, ma più o meno dovrebbe essere quello. Immaginate la potenza di fuoco che fu sparata. A Portempedocle però era morto qualche giorno prima dello sbarco il signore Pandolfo, che era il comandante del terzo gruppo Milmarti. Un militare di quello, comandante delle camicie nere, ma di quello rigido, che voi capirete che è una città come la mia di 15.000 abitanti. Mi ricordo la memoria storica, soprattutto negli anni in cui io ho iniziato la ricerca, ancora era molto forte. Uno di quelli che un pelo non se lo faceva passare. Però muore 2 giorni prima dello sbarco. Il comandante della batteria Glena era un altro uomo di tempra ed era il centurione Morello. La batteria Glena era la batteria... Li possiamo andare a vedere le foto? Quindi usciamo da qua e andiamo nelle foto? Sì. Questa è sempre la protezione. Vai qua. Questa è la batteria Glena, armata dal terzo gruppo Milmart, e sono 4 cannoni. Questa è una sezione di 2 cannoni. Arriva la flotta americana con un incrociatore e 2 cacciatorpediniere e a fianco questa batteria a 500 metri in linea d'aria c'è una batteria da 88 tedesca armata della Kriegsmarine. La Kriegsmarine aveva mandato quella batteria perché lì c'era la sua flottiglia di motosiluranti, che era micidiale. Io non lo sapeva nessuno, perché il comandante della flottiglia, che era Kemenad, era un eroe della marina tedesca, anche nel dopoguerra, e fece un libro di 400 pagine Africa flottiglie, perché andava tra l'Africa e la Sicilia e aveva supportato l'avanzata di Rommel in Cirenaica e poi in Egitto. Ecco perché Africa flottiglie. Ma la battaglia di mezzogiugno, loro colpirono l'incrociatore Newcastle, affondarono il cacciatorpediniere Asti. Nella battaglia invece di mezzo agosto, io ho scoperto quando ho fatto il libro, che la lite con la marina italiana è enorme, perché tutti gli affondamenti vengono rivendicati dagli storici italiani da parte italiana, o quasi tutti. Ma gli tedeschi, in quel libro che lui scriverà, dice che loro fecero almeno 3 cendri sulle navi alleate. Però una delle loro navi fu colpita e con morti e feriti rientrò a Portempedocle. Quindi era un'unità temutissima dalla marina americana e soprattutto inglese. E poi avevano minato le acque di non solo quelle maltesi, ma anche quelle tunisine, quando poi il fronte era passato in Tunisia. Quindi era temutissima.
Ecco perché i tedeschi ti avevano mandato quella batteria contraerea. I migliori reparti contraerei erano stati questa batteria e quelle del treno antinave della Marina italiana che si trovava nel porto. I tedeschi portarono pure con sé il radar. Quindi gli italiani, quando avevano attaccato gli americani con le navi la notte dello sbarco, avevano visto tutto, perché tramite non solo era un radar aereo, ma c'era anche un radar navale. Morale la favola, la mattina del 12 per la seconda volta la flotta americana attacca Portembello. La batteria Glena apre il fuoco con i suoi quattro cannoni da 120, cannoni antinave, e sparano anche di brutto i tedeschi. La flotta americana si ritira pesantemente contrattaccata. Non si capisce perché, forse non se l'aspettavano. Ritornano dopo 2 ore e scatenano un diluvio di fuoco sulle batterie italiane. A questo punto alcune batterie nella realtà della Maca che si trovavano a largo, nel cerchio esterno delle difese di Portembello, che sono state sabotate già la notte del 10. E questo è uno dei grandi misteri dello sbarco alleato in Sicilia. Perché sono state sabotate? E come facevano a sabotarsi tutte? Perché non erano in contatto tra di loro. Erano a diversi chilometri, eppure contemporaneamente tutte e quattro le batterie vengono sabotate. Contemporaneamente il comandante della Marina, che si chiama Rosario Zino, si ritira contrariamente agli ordini del generale Schein. Il disegno di operativo non è niente. Resta solo il comandante del treno armato, antinave. E quello del treno antiaereo non si sa che fine abbia fatto, perché non viene preso prigioniero. Il treno antiaereo resta presidiato da un ufficiale di artiglieria. Mistero. Mistero relativo. Ma lo volevo dire alla fine. Perché comunque il comandante delle camicie nere era fortemente in pensiero, perché c'era stato un incontro segreto tra Zino e Umberto di Savoia, che in incognito era venuto a Portembello a incontrarsi solo col comandante della Marina e non col comandante della Minmart, che aveva il comando operativo del fronte a mare. Il nipote del maggiore Chironi, della 207ª divisione costiera, mi racconta la stessa storia. Umberto di Savoia era venuto a parlare con gli ufficiali della divisione pochi giorni prima dello sbarco e pare che abbia detto: guardate che sbarcheranno qua, sappiamo che non possiamo fermarli, vedete di fare quello che potete, però sappiate che l'armistizio, continuando così, sarà assolutamente necessario, quindi fate una difesa formale. Questa storia è vera o è falsa? Sono testimonianze riportate. Però abbiamo trovato una fotografia. Giusto. Andiamo a vedere le foto. Fermati. Che andiamo a vedere la foto di... No, dobbiamo uscire dal file, perché quella foto non è qua. È proprio nella cartella. Usciamo nelle altre cartelle. Andiamo nelle altre. Guardate che cosa abbiamo trovato. Questi ricercatori ficcanaso, qua, questa di qua. Sì. Abbiamo trovato il principe Umberto che va a visitare il 527° battaglione bersaglieri del maggiore Sabatini, quello che poi sarà distrutto per la seconda volta a Palma di Montechiaro. Certo che è strano che questi, se si inventavano una cosa, si inventavano che il principe Umberto si trovasse ad Agrigento giusto pochi giorni prima dello sbarco, tutte e due persone che non si conoscevano, e poi è spuntata questa fotografia di Umberto che si trova ad Agrigento nell'estate del 43. Quindi in magistratura si dice che queste testimonianze hanno trovato un riscontro. Sarà vero? Non sarà vero? Fatto sta che il buon Zino, dopo la guerra, uscirà dalla Marina, incavolato nero, perché ci sarà una commissione d'inchiesta su cui io ho fatto il libro, perché io ho avuto i documenti allo Stato Maggiore della Marina e su quei documenti io ho scritto tutta la ricostruzione del sabotaggio della base. Viene accusato di codardia dalla commissione d'inchiesta e deferito al Tribunale Militare.
di un processo che non si è mai svolto. Perché l'articolo 5 del trattato di pace, articolo 5, non vorrei sbagliare, mi pare che fosse il 5, vieta che si possano processare ufficiali italiani che abbiano aiutato gli alleati durante le operazioni della guerra. Fatto strano che ci sia un articolo del genere, visto che formalmente nessun italiano ha mai stato indagato per aver aiutato gli alleati durante la guerra. Io non lo so se queste cose siano vere o meno, quando ci sia di vero, però fatto sta che Zino esce dalla Marina, ma si iscrive al Partito Monarchico in piena Repubblica e sarà candidato al Senato col Partito Monarchico Italiano e sarà presidente provinciale dell'Unione Monarchica di Messina. Casualità? Poi ci sono altre cose, ma non voglio togliere il piacere, se qualcuno volesse leggere il libro, di vedere quello che abbiamo scoperto e che ci è messo qui dentro, tutti i documenti ufficiali. Altra domanda. Gli americani avevano servizi segreti ad Agrigento e a Porto Empedocle? Da fonti, finalmente, da quella commissione d'inchiesta, abbiamo scoperto che c'erano i servizi segreti, perché fu abbattuto un aereo americano e dentro la carlinga c'erano una mappa con gli obiettivi di colpire e quelli da non colpire. E dal cielo queste cose non le potevano sapere. Quindi sicuramente uomini dei servizi segreti si trovavano a Porto Empedocle. E questo è chiaro. Andiamo avanti. Dopo aver raccontato questo dubbio, e però io non voglio adesso essere un po' pesante, però penso che la storia vada fatta anche col senso dello Stato. Noi avevamo delle forze armate che avevano il dovere di difendere la costa, ma avevano anche il dovere di difendere la patria e di capire di uscire fuori da quella mostruosità. E bisogna anche capire che se lo Stato si stava muovendo, ossia la vera domanda da porsi è: la decisione dell'armistizio, il re l'ha presa prima dello sbarco alleato in Sicilia o dopo, come si dice nei nostri manuali di storia? La decisione di mettere il governo Badoglio o comunque di destituire Mussolini è stata presa dopo la situazione catastrofica venutasi a creare in Sicilia o era stata presa prima? Io su quello qualche dubbio ho motivo di avercelo. Ma non è che parlo, come scrivo nel mio libro, di tradimento. Stiamo parlando di un Hitler che appena noi ci saremmo arresi agli americani ci sarebbe saltato addosso. Infatti, quello che scopro occupandomi di questi lavoretti è che il 12 luglio Hitler viene a sapere del sabotaggio della base di Porto Empedocle, che è quella ben più maggiore di Siracusa Augusta, e dice a suo comando: preparatevi a invadere l'Italia perché questi ci stanno per mollare. E non si sbagliava. Oh, questo si è fatto molto polemica, perché in Italia, a posto di fare la storia, si fa sempre polemica. Ma io penso che un erede al trono ha il dovere di salvare il paese. Se quella guerra fosse continuata, ma non c'era manco bisogno che arrivavano a Roma gli americani, solo con le fortezze aeree avrebbero raso al suolo l'Italia, come hanno fatto con la Germania e con Giappone. Magari a noi forse lo scondo di qualche bomba atomica ce l'avrebbero fatto, però comunque con i bombardieri che avevano già Milano, Firenze, Roma e Bologna sarebbe stato un sogno da ricordare su qualche fotografia degli anni 40. Quindi per me, se il re stava in quel momento già trattando, perché secondo me è possibile ipotizzare dalla serie di documenti che anche ho trovato e di cui non parlo perché usciremo anche fuori tema, che ci fosse già una trattativa ai massimi vertici tra la monarchia e i vertici delle forze armate e gli alleati. Ma la mia idea, la mia tesi, è che in quel momento la monarchia avesse una grande illusione, quella non di una resa senza condizioni, ma di un cambio di fronte, e che probabilmente l'8 settembre e lo squagliarsi delle nostre forze armate fu dovuto anche, vi ricordo che ho fatto la tesi di laurea l'8 settembre, fu dovuto anche quella consiglio della corona in cui gli italiani scoprirono l'armistizio corto, che era una resa senza condizioni, da cui difficilmente la monarchia
sarebbe potuto uscire indenne, anche perché c'era stata la prima guerra mondiale, e con la prima guerra mondiale gli imperi che avevano perso la guerra avevano perso anche il trono. Quindi i Savoia sanno benissimo che se le cose andranno, o si finisce la guerra o si perde trono e nazione. Quello è successo dopo lo sbarco alleato in Sicilia, ma alcuni dicono che il principe Lanza di Trabia fosse arrivato già a maggio ad Algeri a parlare con gli alleati mandato dai Savoia. Chiusa parentesi. Torniamo alla battaglia di Agrigento. Scusate, questa era la parte finale, ma quando si lavora a braccio, sì, poi può succedere anche questo. La battaglia di Agrigento si svolge, innanzitutto va ricordato Guido Moccia, quello che fa questo battaglione appartenente al 10° reggimento. Anche lì bisogna leggere, perché a voce queste pagine vanno ricordate per quello che sono. Un chiaro episodio che rendeva di facile comprensione come la popolazione fosse ormai allo stremo di quella guerra e come volesse soltanto la pace a qualsiasi costo. Così come ore dopo i civili avevano festeggiato l'arrivo del teorico nemico soltanto a pochi chilometri di distanza, si sarebbe consumato uno degli episodi più eroici di tutta quella guerra. A rendersi attori di quell'eroismo sarebbero stati i bersaglieri del maggiore Guido Moccia, che con il suo 35° battaglione, accompagnato da una batteria da 75-27 del 53° gruppo del capitano Olivieri, si trovò ad affrontare l'avanguardia corazzata del tenente colonnello Crowley, ad appena 2 miglia a nord-est di Naro, mentre passavano da una gola in mezzo a 2 colline. Quindi i bersaglieri questa volta si mettono in un posto strategico sulle colline e aspettano i corazzati. È un bel battaglione con una batteria di artiglieria. Moccia di suoi avevano ritardato il loro attacco previsto originariamente della prima mattinata, perché funestati dalle incursioni dell'aviazione alleata, la quale per errore aveva provato a colpire anche le proprie colonne motorizzate, proprio nella zona vicina a Castro Filippo. La battaglia che ne seguì fu durissima, per stessa ammissione dei comandanti americani, i quali rimasero in quell'occasione ammirati da tanto ardore presente in quei fanti che, nonostante la mancanza di mezzi adeguati, riuscirono momentaneamente a fermarli. I primi bersaglieri a prendere contatto col nemico erano quelli appartenenti alla pattuglia di sicurezza che avanzava dinanzi all'avanguardia e al grosso dello stesso reparto. A comandare questi pochi uomini era il tenente Bertolini, che nell'azione fu tra i primi in quel coraggioso battaglione a cadere. Nel frattempo sopraggiunse Moccia con l'avanguardia e poi le altre sue compagnie, che nonostante l'attacco di 8 aerei, quindi mentre attaccavano venivano anche i caccia nemici, riuscirono a fermare il nemico. Fu una lotta violentissima, dove il fuoco dei fucili faceva eco a quello di cannoni e mortai, mentre il crepitio delle mitragliatrici era assai frequente. Gli americani si ritirarono verso Naro, da dove contrattaccarono intorno alle 16, appoggiati dal fuoco della loro artiglieria e da incursioni dei cacciabombardieri, che distrussero anche diversi automezzi italiani, causando sensibili perdite tra i soldati dalla divisa in grigio-verde. Sembrava una pazzia poter ancora reggere contro quel diluvio di piombo ed esplosioni causate dal nemico, eppure il maggiore Moccia ordinò un ultimo attacco con i restanti 2 plotoni di ringazzo, che riuscirono con la loro disperata irruenza a far indietreggiare il nemico nuovamente, sin dentro l'abitato di Naro. I reparti nemici furono continuamente battuti anche il giorno seguente dalla batteria del capitano Olivieri, che si era prodigata fin dal primo istante senza sosta a sostegno dei bersaglieri. Nel solo primo giorno di lotta, nei dintorni di Naro, il 40° reggimento fanteria corazzato aveva perso, gli americani, 14 veicoli e 75 uomini, ma poteva controllare il passo che conduceva a Canicattè. E lì, per fare capire quello, gli italiani restano quelli che sono, e nel frattempo gli americani, in realtà la successiva relativa calma del 12 luglio sui bersaglieri del 35° battaglione era da addebitare al fatto che il generale Trafford, che comandava la 3ª divisione, ordinò di attaccare al Combat Command nella mattinata in direzione di Canicattì. Quindi questi reparti corazzati vengono mandati su un'altra strada per Canicattì a nord, in modo da conquistare quella cittadina, da cui si controllavano importanti snodi stradali che avrebbero potuto permettere una possibile avanzata verso il centro della Sicilia, Caltanissetta.
Si era dunque conclusa con l'11 luglio la tentata controffensiva italo-tedesca, che era finita nell'unico modo in cui potesse realmente finire, ossia con la perdita di importanti reparti e di ulteriori terreni. Scusate, ma vi leggo la pagina successiva, sempre su Moccia, perché sono pagine Quel caldo 13 luglio era destinato a passare nella storia soprattutto per l'eroismo dimostrato sul campo di battaglia dal 35° battaglione, bersaglieri tra Castrofilippo e Naro, quindi questo il 13. Impiegando 205, affrontò la marea nemica che lo attaccava con una determinazione senza precedenti, impiegando 250 tra camionette e carri armati. Questi sono documenti ufficiali dell'ufficio storico dell'esercito. Supportato dalla propria artiglieria e dalla sua incontrastata aviazione tattica. Le perdite tra il battaglione furono altissime, almeno in 200 rimasero sul terreno, mentre il maggiore Guido Moccia venne ferito ben 6 volte, fin quando fu necessario amputargli un braccio in seguito ad un precipitoso intervento chirurgico. Alla lotta disperata dei bersaglieri si aggiunse quella della 12ª batteria, che scriveva in quei momenti una splendida pagina di storia intrisa di eroismo, e che vide il suo comandante, capitano Olivieri, rimanere egli gravemente ferito durante la lotta. Durante una marea nemica, simile e senza la possibilità che potessero essere inviati rinforzi a causa del fatto che le strade di giorno erano costantemente attaccate dall'aviazione nemica, si distinsero tra i bersaglieri il capitano Fiorentino, lo stesso ufficiale medico tenente Bertaglia, il capitano De Carli, che fu gravemente ferito, il sottotenente Giordano, a cui venne amputata una gamba, il tenente martire, i sottotenenti Pagni e Blini. I soldati superstiti si ritirarono in serata fino alle porte di Castrofilippo. Del loro battaglione, su 600, erano rimasti in 200. Per quella disperata ed impari resistenza, a Guido Moccia fu più tardi concessa la medaglia d'oro al valor militare. Al contrario di come scritto in alcune fonti storiche e pubblicazioni, riuscì comunque a sopravvivere alle terribili ferite riportate. Questa è la storia dei bersaglieri italiani. Questa è la storia del 526° battaglione, del 300, del 35° battaglione, di due reggimenti che, armati di nulla, per una settimana hanno firmato gli americani. E adesso arriviamo alla conclusione della battaglia. Il 14, Patton va da Agrigento e va a trovare Truscott. Gli dice: ho fatto l'impossibile, pigliatela tu sta responsabilità, dici di fare una ricognizione in forze e vede di togliermi dalle scatole questi reparti di fanteria italiana. Io voglio Palermo. Hitler fu entusiasta. Riuscirono ad attaccare, ma come dicevo, alla fin dei conti, in realtà gli inglesi non riuscirono ad arrivare quando volevano a Messina, perché gli italo-tedeschi ad Agira fermarono gli inglesi della prima divisione e la 231esima brigata Malta. Attenzione, la 231esima brigata Malta non era fatta da maltesi, ma erano di soldati inglesi che erano di presidio a Malta quando si temeva l'invasione e che poi erano stati inviati per l'operazione Husky. Da ricordare anche lì che si parla sempre di che i tedeschi fermarono gli uomini di Montgomery ad Agira. Ma nella realtà c'era un battaglione superstite del maggiore Coco, con qualche batteria di rinforzo, battaglione superstite della divisione Livorno, che partecipò a quello scontro e anche lui anche questo battaglione fu decimato, ma prima aveva fatto strage dei soldati canadesi e inglesi. Anche in quello, il maggiore Coco, Carmelo Coco, fece atti di eroismo incredibile. Torniamo ad Agrigento, allo scontro finale. A prendere Agrigento il 7° reggimento fanteria della 3ª divisione con l'aggiunta del 3° battaglione Ranger. Lì andiamo a vedere le fotografie, andiamo a vedere l'ultima cartina. No, dove fermati? Questa, perfetto. Questa è proprio una cartina di fonte americana e descrive l'attacco avvenuto. Questo è il 3° battaglione del 7° reggimento fanteria, che attacca a sud di Agrigento. Questo è il 1° battaglione
che attacca frontalmente Agrigento da Villaggio Mosè. A Cozzo Mosè c'erano le artiglierie del 35° gruppo che avevano bersagliato durante i giorni precedenti, questo è il fiume Naro, questo di qua. E qui c'era Ferri col 73° e 74° battaglione bersaglieri. Lo scontro è fortissimo tra il primo reggimento, il primo battaglione nelle ore della mattinata, e anche altri ufficiali americani cadono in combattimento. Ma poi interviene il terzo da sud, e quindi fino a questo qua si riesce, i nostri uomini del 73° e del 74° e le restanti artiglierie riescono anche a contenerlo nella prima mattinata. Poi però... Mi scuso se mi permetto di interrompere, ma noi vediamo sempre la stessa immagine, perché invece sembra, da quello che dice il relatore, che si dovrebbero vedere immagini diverse. Una così. Scusi, adesso lei sta vedendo The Seizure of Agrigento come immagine? No, situazione 16 luglio, ora 12. Allora c'è qualche problema. Ma anche prima, è da un po' che si vede sempre questa immagine. Allora c'è. No, questo. Questo. La vedete adesso? Lo vede? Dove fare interrompi con il... Ecco, adesso l'immagine è cambiata. Perfetto. The Seizure of Agrigento. Sì, perfetto. Perfetto. Grazie della segnalazione. No, perfetto. Allora, come vedete, a sud c'è il primo battaglione ad attaccare, quello centrale, il primo del 7° reggimento. Lì il 73° riesce a contenerlo. Ci sono scontri violentissimi, sono arrivati anche qualche compagnia d'Aragona, della Sietta e forse della Osta, che si sono messe sul costone del cimitero di Agrigento, che è in zona molto collinare, quindi riescono anche con un forte tiro di mortaio, si combatte veramente. Poi però interviene anche il terzo battaglione, che supera la linea. Il giorno precedente però è partita un'operazione da Favara, attacca il terzo battaglione Ranger, aggira Agrigento, prende Quadrivio Spinasanta, fa un'imboscata poco dopo a una colonna italiana facendo una strage, passano 2 camion e 10 motocarrozzelle, poi prende le artiglierie di mondo aperto dove c'erano i grossi calibri che avevano colpito una nave a largo, c'erano i 149 mm, prendono Masseria Gramaglia, hanno un tenente ucciso da un sottotenente italiano che spara da un bunker, da una casamatta, scendono su Porto Empedocle e alle 4 hanno preso la città. Quindi prima di cadere Agrigento, cade Porto Empedocle, presa alle spalle dai Rangers. Fatevi il conto. Come erano strutturati i Rangers nel reparto? I Rangers era strutturato, avevano circa 500 uomini e avevano compagnie di un'ottantina, centinaio di uomini, non avevano delle grosse compagnie. Perché se non ricordo male avevano 6 compagnie quelli che attaccarono. Infatti 3 si divisero, poi su Porto Empedocle 3 si divisero, attaccarono sulla destra e 3 sulla sinistra. 3 da est e 3 a ovest. Ovviamente erano truppe che avevano una capacità, un addestramento, ma anche un armamento di armi leggere nettamente superiore a quello italiano. Noi avevamo il 91, loro avevano il Garand, loro avevano la carabina Winchester, avevano i fucili mitragliatori Browning, avevano dei mortai un po' più moderni dei nostri, quindi dobbiamo capire che quella fanteria aveva una mobilità maggiore, ma la verità era anche che il presidio di Porto Empedocle da una settimana non aveva più contraerea, perché le batterie se le erano squagliate dopo quel micidiale attacco navale, e in più si ritrovarono con un bombardamento navale micidiale incessante. I Ranger però prendono alle 4 Porto Empedocle. C'è un problemino, che gli si è rotta la radio e non possono comunicare con la loro flotta. E la loro flotta cosa fa? Spara su di loro. E una cannonata cade vicinissima a una compagnia dei Rangers. Poi finalmente la flotta americana dice è ora di far arrendere questi italiani e manda un idrovolante in porto. L'idrovolante con la bandiera bianca a terra in porto scende e trova gli americani dei Rangers, che gli dicono finalmente così finite di spararci addosso e ci portate vivere e medicina che ne abbiamo di bisogno.
E così si conclude la battaglia di Porto Empedocle. C'è da anche dire, prendono 600 prigionieri tra 700 tra italiani e tedeschi, un centinaio di tedeschi e 600 italiani. Prendendo Porto Empedocle, come voi vedete qua, Porto Empedocle, questa è la linea che da Favara parte per Porto Empedocle, vedete? Arriva qui, qui c'era Monserrato, scendono da Monserrato e prendono la città. Ma qui passava passa la 115 e quindi le truppe di Agrigento non possono più scappare. Sono intrappolate perché sono state prese alle spalle. Quindi la resa di Agrigento avviene alle 20, alcune ore dopo si arrende Agrigento, e un'ultima dato da raccontare è che è pronto a contrattaccare in realtà un gruppo che si trova alle spalle di Agrigento. A Ponte Aperto, dopo essere stato preso dai Rangers, vengono lasciate delle sentinelle, ma per non indebolire il reparto si continua a procedere. Nel frattempo arriva un gruppo mobile comandato dal comandante del 10° reggimento bersaglieri, perché il giorno prima il comandante era stato messo a comandare questo gruppo, qualche giorno prima. Il tenente colonnello Pio Storti. Lui vuole contrattaccare su Agrigento. E la fortuna dei Ranger è quella che non sono stati intercettati dal gruppo mobile, perché quello aveva anche dei reparti corazzati italiani, quei corazzati che avevamo noi, giusto? Però vi era anche una batteria di contraerea tedesca, quindi vi erano due compagnie di bersaglieri italiani, quindi diciamo che i suoi 500-600 uomini ce li aveva. Se avesse beccato quei 400-500 Rangers se la sarebbero vista nera, anche perché il ponte tra Favara e Agrigento era saltato e i collegamenti dei corazzati non potevano arrivare. Quindi quello era un reparto che fu molto fortunato. Prima perché non incrociò il gruppo mobile di Pio Storti, poi perché non fu beccato dalle cannonate delle loro navi. Morale della favola, e qui concludiamo, questo gruppo guidato da Pio Storti si posiziona di nuovo al quadrive e lui si reca al comando di divisione che è sulla cima di Agrigento. Quando arriva dal generale De Laurentiis, che aveva preso il posto di Schreiber, gli dice: guarda che noi ci siamo arresi poco fa perché siamo completamente circondati. È tardi. Lui cerca di ritornare al suo reparto, ma viene beccato da una pattuglia americana e preso prigioniero. E quindi questa è la fine del comandante del 10° reggimento bersaglieri. Il 526° battaglione sarà l'unico reparto sopravvissuto che continuerà a combattere col raggruppamento Schreiber. Sono stati circa, mi pare, 4.000 o 5.000 i prigionieri italiani presi durante la battaglia del Rigetto, molti dei quali erano soldati dei battaglioni costieri. E per concludere voglio ricordare una storia umana del capitano Ricciardelli. Il 15 notte una pattuglia americana attacca la collina di Serrasale. Andiamo a pigliare le foto. Quella collina, questo è Pio Storti. Facciamo vedere Pio Storti. Se la vedono gli altri però non vorrei che... Questo è Pio Storti, il comandante del 10° reggimento bersaglieri. Aveva combattuto anche in Albania. Poi facciamo vedere un'altra foto, che è quella di Ricciardelli. Forse dobbiamo andare poco, c'è una cartella che è di foto Ricciardelli. Ricciardelli, qua. Non tutto il 525° battaglione era stato distrutto a Palma di Montechiaro il primo giorno di guerra. Si era salvata almeno una compagnia ed era stata messa di rimborso al 73° e al 74° battaglione che si trova mettendo questa compagnia sulla collina di Serrasale. Serrasale è alle spalle di Cozzo Mosè, diciamo verso Palma di Montechiaro. Qui è in licenza con la moglie e con il figlio Pier Nicola. Questo ufficiale viene dato per disperso perché viene ucciso in combattimento la notte tra il 15 e il 16. Se non che, possiamo vedere qualche altra foto, magari in divisa. Andiamo. Ecco. Questa ne possiamo ingrandire. Lui è, qualche mese prima, il capitano Ricciardelli.
viene colpito da... E lì è tutta una storia particolare, perché il figlio ci ha raccontato che la moglie gli aveva regalato una piastrina d'oro. I soldati hanno la piastrina di cuoio, se non ricordo male, i soldati italiani della Seconda Guerra Mondiale, non vorrei sbagliarmi. Ma comunque metallo e cuoio, qualcosa di... La moglie gli venne alla pensata di fargli una piastrina d'oro. Quando morì, probabilmente quella piastrina qualcuno se la o rimase il corpo incustodito, o i soldati americani stessi, o i civili hanno visto oro e se la sono presa. Così non è mai stato ritrovato il corpo del comandante Ricciardelli. E la sua storia è stata completamente dimenticata. Il figlio l'ha cercato e non ha mai saputo nulla. Se non che, mentre io scrivevo sto libro, alla fine abbiamo cercato i documenti sull'albo d'oro e abbiamo trovato la testimonianza di un sottotenente del 525° battaglione di quella compagnia che ha visto morire il suo comandante e ha detto quello che è successo. Avevano travolto un plotone che era giù, il comandante con un altro plotone è andato al contrattacco, stile Prima Guerra Mondiale, avanti Savoia, una bomba a mano lo ha colpito nella gola ed è morto così. Pensate, un ufficiale che avrebbe dovuto avere quantomeno una decorazione, e infatti so che l'Associazione Nazionale Bersaglieri di Firenze pare che si stia muovendo anche per avere questo riconoscimento a questo giovane ufficiale, padre di un bambino che adesso fino a qualche anno fa ci siamo sentiti e che ha fatto una fine gloriosa nel difendere il suo paese e guidare quell'ultima compagnia di quel battaglione che era stato distrutto a Palma di Montechiaro. Voglio concludere con il messaggio che il generale De Laurentiis si manda al 12° Corpo d'Armata e la risposta di quel Corpo d'Armata. Sì, finiamo. State. Sì, sì. Ecco qua. Fu solo a questo punto, dinanzi al rischio di una sanguinosa battaglia porta a porta e senza la possibilità che altri reparti italo-tedeschi giunti di rinforzo potessero ribaltare la situazione, che il comando della 207ª divisione alle ore 20:11 trasmise il suo ultimo marconigramma al 12° Corpo d'Armata del generale Francesco Zingales. Dopo 7 giorni di strenui combattimenti, sotto incessante violento martellamento navale e terrestre, circondata da ogni parte, questa divisione, dopo eroica resistenza, cede alla preponderanza nemica al grido «Viva l'Italia!». La risposta non si fece affatto attendere. Il comando del 12° Corpo d'Armata saluta gli eroi di Agrigento. Fine. Posso fare una domanda? I prigionieri italiani catturati in quell'occasione, dove vennero poi diciamo, custoditi? In Sicilia stessa? No. No, magari fossero andati in America. Furono mandati in Algeria, ad Orano, e finirono in pasto ai francesi della Francia Libera, che avevano un condicino con gli italiani che li avevano attaccati perché si stavano arrendendo, pugnalati alla schiena. Dice che il rango medio degli italiani fosse una cipolla. Poi, dopo di ciò, furono alcuni di questi reparti, furono trasferiti anche in altri paesi, ma inizialmente e molti tornarono malati da quella terribile prigionia. E tra quelli gli americani si ricordarono bene di portare un sottotenente dei carabinieri che si chiamava Vincenzo Scurria. Strano che i carabinieri andarono a prenderlo a Canicattì e se lo portarono nei campi di concentramento, eppure lui non aveva avuto un ruolo particolare in quella battaglia, eppure lo presero e lo portarono a fare una visitina nei campi di prigionia americani. Strano, visto che Vincenzo Scurria era il nemico numero uno della mafia ed era stato il principale, uno dei principali uomini di fiducia del prefetto Mori, che negli anni 20 ne aveva dato di tutti i colori. Questo personaggio leggendario. E quando lo
La criminalità riprese il potere in maniera micidiale nell'Agrigentino, furono ammazzati anche sindaci, mi pare che il sindaco di Favara pure, ma furono ammazzati insomma diversi politici, sindacalisti, e allora, forse il sindaco di Racalmuto, se non voglio dire, comunque diversi politici e sindacalisti, fu messo qualche mese dopo prefetto di Agrigento un certo Pancamo. Allora Pancamo gli disse: io accetto di fare il prefetto, era un antifascista socialista prima dell'avvento del fascismo, disse: io accetto di fare il prefetto di Agrigento a una sola condizione, mi dovete liberare mio figlio che è sottotenente catturato nel treno armato antinave perché si era ricoverato nella galleria, che poi sarà deputato, una personalità, Edoardo Pandamo, e il tenente dei carabinieri Scurria, perché solo lui può portare ordine ad Agrigento in questa situazione. Quindi, detto ciò, sono apertissimo alle vostre domande. Allora, qui ci sono alcune interventi, per cui il generale Santicoco, che segnalava di avere il nome dei due carabinieri che si opposero, forse appunto a Nardo. Certo che abbiamo i nomi. Li aveva anche lui, perché Usai è un generale dei carabinieri, quindi ovviamente io non vorrei però sparare alla grossa, ma generale pure Santicocco, sì, se vuole intervenire liberamente. E l'altro ferito, no, ma guarda che fa la domanda: ha il nome dei due carabinieri? Sì, che ce l'ha. Appunto, desideravo conoscere il nome, perché in quella zona io ho fatto servizio per 5 anni. Quindi tutte le località menzionate dal nostro... Sai Mario, 153, un attimo che così vediamo. Sì. Entrambi, reagendo immediatamente, si barricarono in una casa di via Crispi ed aprirono il fuoco contro i fanti della terza divisione di fanteria americana. Il carabiniere Mario Usai riuscì ad uccidere 2 militari nemici prima che un terzo lanciasse nell'abitazione una bomba a mano che lo uccise sul colpo, ferendo agli arti inferiori e ad una mano il carabiniere Francesco Canepari. Quindi uno era Mario Usai e Francesco Canepari. E stavano a Licata? No, no, Palma di Montechiaro. A Palma. Quando ci fu il giorno 11 luglio, quando ci fu il combattimento col 527esimo battaglione del maggiore Sabatini, esatto, bersaglieri. Esatto. Palma Montechiaro. Dicevo, sì, io quelle località le conosco bene, perché ho fatto 5 anni di servizio in quella zona, e tra l'altro, forse sono dicerie, mi raccontavano che poco prima dello sbarco degli americani a Gela, mi dicevano, c'era stato un vecchio pescatore che era stato negli Stati Uniti, era emigrato e poi era rientrato, che aveva fatto una specie di ricognizione e aveva fornito delle notizie sulle località, sulla conformazione del terreno, eccetera, ai suoi amici rimasti in America, gli italoamericani. Non so se non la dice io o meno, non ho avuto modo di verificare, ma praticamente era uno che forniva, secondo il detto popolare, delle notizie a questi invasori americani. Io ritengo che, se lei vuol sapere la mia opinione, io sulla mafia, sullo sbarco alleato in Sicilia, io gliela posso dare. Io volontariamente, abitando a Portempedocle, non è che mi sono messo a fare le indagini. Io già ero giornalista precario, ma mettermi a fare pure le indagini sui nonni dei mafiosi attuali a Portempedocle forse era chiedere un po' troppo. E quindi voi capirete. Però la mia impresa, quindi non ho fatto indagini nello specifico nella mia zona, però dal complesso, dalle mie indagini, diciamo, perché io ho utilizzato un metodo, tra virgolette, di indagine da magistratura, perché a me della politica non me ne può fregare di meno, e quindi ho tirato dritto, e da quello che ho capito, larga manica, non escludo che ci sia stato il ruolo della mafia durante lo sbarco alleato in Sicilia. Qualche leggenda l'ho sentita pure io, e però bisogna generale guardare in quell'ottica di cui vi dicevo io, cioè se ci sono dei segreti a 80 anni dopo, la legge dice che ci sono segreti fino a 70 anni, dopo i 70 dovrebbero essere desecretati, però quello che vorrei dirle è che probabilmente c'è una storia più ampia
della solita discussione sulla mafia. La mafia sicuramente era stata contattata prima e ci fu uno scontro molto forte tra due storici siciliani. Uno che era accademico ed era un senatore del PG, e si chiamava Francesco Redda. Una gran parte degli storici accademici attuali siciliani sono figli suoi e questi negano il ruolo di Cosa Nostra, o meglio loro dicono che non ci sono prove che la mafia abbia avuto un ruolo prima e durante lo sbarco alleato, ma che ci sono solo prove che quando arrivarono gli americani furono messi i mafiosi come sindaci dagli americani. E questa è la teoria di Francesco Renda, ripresa poi da Lupo, attuale docente di lettere, e da altri dell'Università di Catania. Poi c'era uno che abitava a Villalba, che conosceva Don Calogero Vizzini di presenza, e si chiamava Michele Pantaleone, e fu il primo a scrivere di mafia. Come non lo ammazzarono non si è saputo, ma si trovava sul palco quando i mafiosi spararono Alli Causi, che era il capo del Partito Comunista. Era al posto sbagliato. Dice che gli americani presero, addirittura quando arrivarono a Villalba, quando arrivarono nella zona di Caccalissetta, arrivò una colonna di carri armati, presero addirittura Don Calogero Vizzini, lo misero sul carro e se lo portarono. E si dice che quando c'era ormai i resti dell'esercito italiano, ci andasse qualche buon mafioso a dire: gentilmente datevi una regolata, perché se no la regolata, se non ve la danno loro, ve la diamo noi. Quindi questa è, però questa parte di storia gli storici accademici non la danno per assodata, perché dicono: dove sono i documenti? Ora lei capirà che alla fin dei conti io a questa storia che gli Stati Uniti donassero la sindacatura di Vizzini a Calogero Vizzini, di Villalba a Calogero Vizzini, a gratis, io onestamente a parte non ce la credo, non ci credo. Però è anche vero, questo sì, che con quella forza che avevano gli americani, pensare di fermare gli americani, anche se Siracusa Augusta, Pantelleria, Porto Empedocle, nessuno poteva fermare quella forza, anche perché i piani d'attacco della nostra eventuale marina, cioè i piani d'attacco se la nostra marina avesse attaccato, erano già conosciuti dagli americani tramite Ultra. Loro avrebbero chiesto la scorta degli aerei tedeschi e i piani d'attacco sarebbero finiti in mano ai servizi segreti alleati, i quali avrebbero messo 4 sottomarini sommergibili nei punti chiave, e la nostra marina, prima ancora ad arrivare tra gli attacchi aerei, vorrei ricordare che la flotta giapponese ha potuto fare pochissimo, perché ormai quella era una guerra aeronavale. Se conoscevano i codici e quindi i piani d'attacco prima, sarebbe stata una strage enorme dei nostri marinai. Dico un'altra cosa. Ricordate voi la battaglia di Midway? Abbiamo detto tutto. Sarebbe stata la fotocopia della battaglia di Midway. I giapponesi che volevano fare la sorpresa agli americani, e gli americani con 3 portaerei che gli fecero l'imboscata, perché avevano decriptato i cifrari. Quindi e qui ci verrebbe da, caro generale, da stare un po' attento sui nostri servizi segreti, a proposito con le fughe di notizie dal Pentagono, perché attenzione che le guerre si vincono e si perdono anche con i cifrari e con i servizi segreti. È vero. Questo è il mio pensiero. Sempre, la ringrazio. Sempre, lei. Sempre da parte del generale Cocco c'era appunto questo intervento che dice: mi fa piacere apprendere dell'eroismo del maggiore Carmelo Cocco, che non conosceva l'esistenza. No, noi... Guarda caso lui si chiama Cocco. Ovviamente. Generale, tranquillo che noi abbiamo sempre in Italia il vizio di dimenticare i nostri eroi, soprattutto se portano la divisa, quindi non è nulla di anomalo. Però poi quando scoppiano le guerre bisogna capire, dicevo oggi ai miei ragazzi, perché insegno, gli ho fatto vedere un documentario sul 25 aprile, se lo guardavano, che vuole sto ragazzi di 15 anni... Ragazzi, purtroppo vi devo comunicare che capisco che voi siete molto tranquilli, ma con la geopolitica che si sta muovendo in questi anni, io non vi posso garantire che nei prossimi anni che quella pace che i vostri nonni e che i vostri padri hanno conosciuto potrà essere garantita per i prossimi anni. Perché la situazione, come apprendiamo ogni giorno, è seriamente grave. Ma quello è un altro tema. Però quando servono i militari, poi li andiamo a cercare. Sarebbe pure utile armarli anzitempo.
Perché mi sa che gli errori della seconda guerra mondiale, quando sento parlare di armamenti, non ne abbiamo ancora imparato. Mi sa, io spero che se noi riusciamo a fare, io poco fa ho parlato bene dei mezzi semoventi Ansaldo da 90, vanno bene quando vanno bene, ma se vanno male noi dobbiamo fare vendere ai nostri produttori che non le sanno fare armi, che poi, su cui poi dobbiamo perdere guerre e devono morire soldati italiani, io preferisco comprarle di importazione. Va bene, grazie. Poi c'era i treni armati della Regia Marina schierati nel settore di Porto Empedocle, che mi pare di aver capito non riuscirono a svolgere alcun ruolo, diciamo, nella difesa costiera durante lo sbarco alleato, corretto? Le chiedo scusa, perché io in tutto questo marasma non è che potevo ricordare 250 pagine di libro. Il 15 luglio finalmente il comandante Chiale apre il fuoco contro la flotta americana. Sparano due bordate nel pomeriggio e due bordate nella mattina e due bordate nella sera. Solo che quando sparano queste otto cannonate, un colpo di cannone o di aereo, non si ricordo, uccide uno dei marinai che era uscito per sparare. E da allora nessuno si azzarda più a sparare. Stiamo parlando del 15 luglio, il giorno prima. Lì c'è stato uno scontro violentissimo fra Buttiglione e Chiale, perché Buttiglione dice spara. E lui diceva, ma le navi sono a largo. Difficile però che Buttiglione, perché era sulla collina di Agrigento, quindi il tratto di mare di fronte a Porto Empedocle lo vedeva benissimo. Un'altra cosa, Morrison dice che furono le navi americane, il 15 furono oggetti dal tiro del treno armato. Quindi lo dice lo storico americano, che furono sparati. Ma mentre Chiale dice che i colpi erano, le navi erano fuori dalla portata dei cannoni, che avevano 12 km di raggio, Morrison questo non ce lo dice. Dice solo che le navi hanno visto che il treno armato ha sparato. Quindi il 15 sparò, il treno armato antiaereo sparò. Mentre questo però è in uscita a mese di giugno su Storia Militare, io tutta questa storia la raccolgo con le fotografie, sì, quindi, e con le mappe. Prendete Storia Militare, che del mese di giugno, e forse c'è anche il direttore che ci sta seguendo. Allora, c'è Luigi, il generale Luigi Scollo, che fa una domanda. La campagna di Sicilia fu pianificata in modo approssimativo e il fatto che gli alleati non tentarono alcuno sbarco in Calabria quando si combatteva ancora in Sicilia permise agli italo-tedeschi appunto di portare in salvo, no, un consistente parte delle truppe. Che poi ci ritrovammo a Cassino. Esatto. Secondo lei, gli alleati, se gli alleati avessero effettuato uno sbarco in Calabria nei giorni successivi all'operazione Husky, è possibile che la campagna d'Italia avrebbe avuto un andamento e tempi differenti? Cosa ne pensa a seguito anche dei suoi studi e di quello che ha avuto modo di, così, della documentazione che ha avuto modo di leggere? Generale, questa è una domanda interessante, però dobbiamo anche capire un'altra cosa, e io in questo momento non so risponderle. Qual era la portata degli aeroporti alleati in quel momento? Loro avevano gli aeroporti in Tunisia, a Malta, e due portaerei inglesi. Avevano la capacità di coprire anche la Calabria partendo dalla Tunisia con i loro caccia bombardieri, non con i loro bombardieri, perché è ovvio che con i loro bombardieri ci arrivavano. Perché guardate che gli alleati poi sbarcheranno a Salerno e non a Roma, perché c'è una limitatezza del raggio d'azione dei loro caccia. Quindi io questa domanda tecnica non so rispondergli. Se loro non avevano, se non avessero avuto la capacità di poter far agire loro caccia, loro difficilmente avrebbero fatto un'operazione del genere. Un'altra cosa, fino al 25 luglio l'Italia è uno stato sovrano. O meglio, le armate di Hitler non facevano quello che volevano. Quindi a quel punto bisognava capire chi sarebbe dovuto intervenire in Calabria. Gli italiani non avevano praticamente nulla. Tutto quello che avevano lo avevano concentrato intorno a Roma, dove lì ci sarebbe di fare un'altra bella conferenza sull'8 settembre e la mancata difesa di Roma. Quindi avrebbero portato la divisione Centauro, la divisione Ariete che era stata ricostituita, la divisione Piave, che era un'altra ottima divisione, l'avrebbero mandata in Calabria? O sarebbero stati costretti a chiedere aiuto ai tedeschi? Perché anche a Roma c'era qualche reparto di tedeschi nelle vicinanze. Quindi bisogna capire, perché poi il 19 ci fu il congresso di Feltre tra Mussolini e Hitler. Se gli americani fossero arrivati in Calabria, la domanda è, Mussolini avrebbe potuto rifiutare
l'intervento tedesco in Italia per fermare quelle truppe che ormai erano arrivate in Calabria. Quindi io penso invece, gli storici dicono che il disastro fu che Pattone si mollò per Palermo, che non aveva nessun valore strategico. Avrebbero dovuto tutti quanti puntare con la massima forza su Messina, perché purtroppo la campagna di Sicilia fu un successo strategico tedesco, non alleato. Il successo strategico fu la resa dell'Italia, quello fu il successo, perché il 25 luglio, a seguito della caduta di Mussolini, arrivò il governo Badoglio. Io sono un grande estimatore di Indro Mondanelli, che dice, a proposito di Badoglio, io non lo stimavo, dice Badoglio, ma a trovarsi in quei giorni bisognava veramente trovarsi per capire quali momenti, quali drammi si trovava e quali responsabilità. Perché le nostre truppe, se avessero combattuto in Grecia, come sarebbe finita? Ma soprattutto il discorso è poi di politico anche. Gli alleati, se noi fossimo riusciti a fare un risultato straordinario in Grecia, nel sud della Francia, a Roma, ce l'avrebbero riconosciuto o ci saremmo ritrovati in guerra con la Germania, con centinaia di migliaia di morti, con uno scontro frontale come quello che abbiamo visto ad Agrigento per 100 volte superiori, col risultato di avere una resa senza condizioni? Cioè, mi chiedo, questi signori a Casablanca nel gennaio del 43 hanno fatto bene a dare all'Italia una resa senza condizioni, o forse bisognava lusingare la monarchia? E forse lo hanno fatto, solo che poi si sono presentati con l'armistizio corto con scritto resa senza condizioni. Perché secondo me noi italiani potremmo anche evitare ogni tanto di fustigarci e di dire sempre che la colpa è nostra, la colpa è nostra, perché non lo so se gli alleati, il discorso è uno, gli alleati hanno fatto un disastro in Sicilia, il corpo tedesco, togliendo le perdite, si è salvato, ma attenzione che tra inglesi e americani hanno avuto 5.000 perdite in Sicilia. Lo scontro è finito il 17 agosto ed è iniziato il 10 luglio. Quindi pensate voi che la Polonia era caduta in una trentina di giorni. Quindi in realtà, e quelle truppe poi a Roma hanno dato a Roma, a Cassino, la linea Gustav, ha fatto poi lo sbarco su Anzio, un'altra operazione straordinaria. Insomma, diciamoci la verità, non è che gli alleati abbiano particolarmente brillato dal punto di vista militare nella campagna d'Italia. E forse quelle trattative di armistizio, anche dal loro punto di vista, potevano essere gestite un po' migliori. Perché se il corpo motocorazzato di Roma avesse reagito, e per gli alleati sarebbe stata una bella boccata d'ossigeno, ma mandare i tedeschi, e lì c'era Rommel, in pianura padana e non trovarseli sugli Appennini, prima sulla linea Gustav e poi sull'Appennino tosco-emiliano. Quindi io la penso così. Signore, abbiamo ancora direi un quarto d'ora, perché poi dobbiamo, anche perché sennò c'è a fianco il secondo su. Abbiamo un appartamento qui, quindi ci sono delle persone, dobbiamo tenere. Allora, ci sono stati episodi di massacri di prigionieri italiani da parte della terza divisione USA, come la strage di Biscari effettuata dai soldati americani. E quella di sopra del generale Santicocco, che chiede, vorrei ricordare, come lo sbarco del 1943 fu efficacemente preparato dai servizi di intelligence. Beh, quello che sostanzialmente... Allora, questa operazione famosissima, io ci credo poco, per due motivi. La prima, i tedeschi non erano sovrani in Italia, non potevano mandare tutte le truppe che volevano. Quando ci fu una riunione con i vertici dello Stato italiano a maggio, a Monterosa mi pare che fu, adesso non posso ricordarmi tutto perché questi sono argomenti che vanno oltre la conferenza, gli italiani gli dissero no grazie, ci bastano queste tre divisioni. Quindi che gli italiani avessero cioè alla fin dei conti questa storia che si dice che loro convinsero i tedeschi di questa potenziale sbarco in Grecia e che quindi loro mandarono il rinforzo in Grecia, magari sarà stato anche vero, ma che loro in Sicilia, anche in caso contrario, avessero mandato qualche reparto in più, io ci credo poco. Anzi, io credo a quella storiella che vi ho raccontato del principe Umberto. Secondo me, nel giugno 1943, con la caduta di Pantelleria, ma anche prima, dubbi che gli alleati avrebbero invaso la Sicilia non ce n'erano proprio. Io ne sono convinto di questo.
E semmai il discorso era, anzi, vi dico che vista la potenza strategica dell'aeronautica, quindi i bombardamenti, secondo me lo Stato italiano aveva già, cioè, parlo del re e dei vertici, avevano già deciso di arrendersi, quindi di mandare altre divisioni. L'uniche vere divisioni che interessavano al re era mandarle a Roma per proteggersi dai tedeschi. Questo è il mio personale pensiero, ma vi posso garantire che se leggete il mio libro, dove racconto molte più cose di quelle che vi ho detto, i corsari del Terzo Reich e i segreti di Aschi, che potete trovare nella casa editrice Legg tranquillamente su Amazon, oltre che alla casa editrice in qualunque libreria. Quindi, per quello che ne so io, non ci credo a sta storia. C'era una domanda? Una mia curiosità. Dopo la guerra c'è stato il movimento indipendentista della Sicilia. Poteva già aver avuto un ruolo in quelle fasi o si è sviluppato dopo, quando si sono impiantati gli americani con il governo Aldo della Sicilia? Perché la mafia mi ha sempre sentito parlare, il dice sì, il dice no. Allora lì ci fu Canepari, un personaggio importante, ma io sono siciliano. Questo di dove? È di Catania, quindi io una cosa l'ho capita in Sicilia. Da tanto tempo in Sicilia la democrazia come società civile purtroppo ce n'è stata poca o non è mai arrivata del tutto. Ecco, diciamo che non è mai arrivata del tutto. Ci sono sempre stati poteri forti. Massoneria, nobiltà, mafia. Ci sono stati e purtroppo ci sono. Il movimento indipendentista, così come si è sviluppato, poteva interessare i pupari. Cioè alla fine sopra di loro, secondo me, c'erano sempre dei pupari. I pupari potevano essere i servizi segreti americani, i pupari potevano essere gli inglesi, perché gli inglesi avevano fortissimi interessi da sempre, interessi economici in Sicilia, le zolfare. Garibaldi sbarca a Massawa, protetto dalla flotta britannica. Quindi alla fin dei conti io penso che alla fine questi indipendentisti, anche se io non ho approfondito molto il discorso indipendentista, fossero dei pupi in mano a dei pupari molto più grossi. L'unico discorso serio che fu fatto in Sicilia e contrastato a colpi di lupara furono quelli dei sindacalisti e dei sindaci di sinistra, che furono purtroppo repressi e che una vera sinistra democratica in Sicilia, a mio avviso, non si è potuta sviluppare anche per questa reazione furibonda della mafia e non solo di quella. Quindi questa è la risposta che vedo. Secondo me gli indipendentisti trovano il tempo che trovano, si sviluppano, ma probabilmente sono stata una merce di scambio per dare ai pupari quello che chiedevano al governo italiano. Ma gli dicono grossi politici come Salvatore Aldisio, poi alla Sicilia arrivò l'autonomia. Ricordiamo che la Sicilia è la prima regione che si riunisce, le altre regioni si sviluppano negli anni 70, ma la Sicilia ha il suo statuto, forse prima ancora della Costituzione, non ricordo bene. Sì, prima della Costituzione. Prima della Costituzione, quindi alla fine gli indipendentisti, come lo stesso Giuliano, sono stati i pupi utilizzati dai pupari per avere poi un contraccambio dagli americani e dagli italiani. E poi i baroni siciliani, i baroni dei grandi interessi siciliani, con l'autonomia siciliana, i fatti loro se la sono fatti buona. Sono stati i siciliani che siamo emigrati e abbiamo invaso la Lombardia. Quelli che dovevano lavorare. A proposito di baronaggi, ci sono le università che funzionano benissimo in questo tema. Posso? Prego. Avevo fatto una chat, però. Intanto la ringrazio per la relazione, sono contento di aver appreso tante cose che magari non si sapevano. Una domanda, chi è che parla? Chi è che sta parlando? Sono Giuseppe Morselli, un UCI della sezione di Caltanissetta. Ok, grazie. Di Caltagirone? Caltagirone. Io sono di Gela. Allora, se sicuramente attraverso gli studi che ha fatto, perché ci sono un po' quasi da parte di Gela, Licata, Augusta, Siracusa,
C'è un po' di confusione nel capire dove, in effetti, a parte lo sbarco a Lampedusa e a Pantelleria, quindi nella notte tra il 9 e il 10 luglio, in realtà dove sbarcarono per prima o gli americani o gli inglesi? Se è possibile saperlo, gliene sarei grato. Concomitante lo sbarco fu. Non è che ci fu un posto prima o dopo, per quanto ne sappiamo. O comunque se sbarcarono mezz'ora prima o mezz'ora dopo in una spiaggia, non so quello che possiamo sapere. Quello invece che è interessante sapere è il vostro... mi pare che ci fosse la villa di Maugeri a Gela e di Salvatore Aldisio, sì, i grandi personaggi di Gela su cui... Ma io conosco di Gela il professore Mulè, conosco il dottore Curto. Sì, io sono anche... storici appassionati e ho curato per il National Geographic un documentario delle mega strutture di Hitler e ho curato le location e quindi sono stato a Monte Castelluccio. Quindi quelle zone le conosco molto molto bene. Ma documentario o che deve uscire o che già è stato... È già uscito ma non in Italia. O forse in Italia l'hanno fatto solo una volta su una televisione, una pay TV, e poi non l'hanno fatto. Ma comunque non si è perso niente, perché hanno parlato solo del ruolo degli dello scontro dei paracadutisti americani con la Gehring. Degli italiani della Livorno se lo sono scordati. Ok, va bene, la ringrazio. Chi l'ha visto mi ha detto questo. Va bene, abbiamo altro? Mi sembra che abbiamo, conferenza molto interessante, congratulazioni, mi sembra che abbiamo, che ha risposto a tutte le domande. Sì. Qualcuno ha detto che non si sono viste foto. Abbiamo detto che ci fossero molte foto. Comunque si potranno rivedere eventualmente nella registrazione della conferenza, che poi metteremo sul canale YouTube di Unuci Lombardia, e poi verrà pubblicato anche sul sito Unuci Lombardia. Vi ringrazio, è stato veramente un piacere essere con voi. Interessante conferenza e buona serata a tutti. Appuntamento a lunedì prossimo con la serata, anche se primo maggio, però con la serata per quanto riguarda l'addestramento, dove parleremo di Italia Rail Comando, quindi della competizione che ci sarà il 19, 20 e 21 di maggio in Val Ceresio. Va bene, saluto a tutti e arrivederci. Buona serata. Buona serata. Scusa la voce. Ciao Daniele, grazie mille.